una comunicazione di servizio. Noi stiamo registrando questo intero incontro con le telecamere di Liberi.tv. Quindi, se qualcuno non ha piacere di essere inquadrato, ce lo dice sin d'ora e sarà cura del direttore non riprendervi. Quindi, se alzate la mano, vuol dire che non volete essere ripresi. Questa mia dichiarazione serve proprio anche come liberatoria, invece, per chi accetta di essere ripreso. C'è qualcuno che non vuole essere ripreso? Ok, a posto. Mi pare che siamo su questo, conveniamo tutti, va bene, siamo qua, siamo consapevoli che saremo ripresi. Va bene. Allora, possiamo cominciare? Intanto un grazie davvero di cuore per averci raggiunto così numerosi per questa presentazione del libro. C'è anche qualcuno che è venuto nonostante avesse cagionevoli situazioni di salute, quindi un doppio grazie. È un weekend un po' particolare, a ridosso di tanti ponti, però siamo qui e quindi a testimoniare il nostro grande affetto, nonché la fiducia nei confronti di Pierpaolo, al quale farei un grande applauso perché oggi è anche il suo compleanno. Abbiamo già fatto un ringraziamento al direttore Gian Nicola Cione di Liberi.tv che ci segue sempre con grande entusiasmo in queste nostre iniziative. Un grazie di cuore ai relatori, che sono relatori speciali questa sera perché tutti hanno vissuto il libro in prima persona. Lo voglio considerare questo un libro interattivo perché sin da subito Pierpaolo ha voluto che la presenza di qualche amico, quelli che non ci sono ci saranno le prossime volte, quindi attenzione, preparatevi, fosse presente sin dalla prima ora, cioè con un commento dopo la lettura di alcuni brani poetici. Quindi ecco, alcuni di loro già hanno preso parte a questo libro proprio nel, diciamo, intendimento corale che vuole essere proprio questo testo. Un grazie sentito all'editore, grazie alla Sarpi Arte Editore, Luigi Sarpi, al quale farei un applauso per aver creduto in questo progetto che è nato a piccoli passi, ma poi ha preso un respiro grande, immenso, così come devono essere le poesie corsare. Molti di voi sicuramente avranno curiosato già perché avete in mano il libro, io credo che il sottotitolo di Poesie Corsare apra delle domande. Noi cercheremo questa sera di dare alcune risposte, anche se, come dice Carlo Prinzhoffer, compito del poeta è sollevare domande, non sempre però nella poesia ci sono tutte le risposte, però noi, ecco, però noi stasera qualcosa tenteremo di sviscerare. Il ringraziamento va anche a questa sede che ci ha accolti con delle condizioni molto particolari, per cui grazie a questo prestigioso albergo River Chateau che accoglie spesso tutte quelle che sono le iniziative del cantiere prima e dei corsari oggi. Allora, poi ci sono tanti volti noti tra di voi, li citerò poco a poco perché non posso fare tutto all'inizio. Benvenuta Adele Mazzotta Lax, quindi saluto te per prima, grazie per essere con noi, presidente di Civita, lo possiamo dire adesso a questo punto, grazie per averci raggiunti, poi andremo a salutare tutti gli amici presenti. Allora, io vorrei che Luigi Sarpi prendesse il mio posto per un attimo e così rivolgesse il suo saluto a questa platea straordinaria che è venuta qui in questo pomeriggio straordinario dove festeggeremo anche il compleanno di Pierpaolo, ci sarà modo. Restate fino alla fine per scoprire come. Grazie, un applauso all'editore. Ringraziare tutti i presenti. Io ho creduto nel libro di Pierpaolo quando ho letto le poesie, che sono molto belle, molto profonde, e come voi sapete io mi occupo essenzialmente di libri d'arte, ma questa è veramente, queste poesie sono un dipinto che coglie, va direttamente al cuore. Bravo Pierpaolo, complimenti e un applauso a te, Pierpaolo.
Non a caso è proprio un dipinto quello che è stato scelto come copertina, Leda e il Cigno, un'opera veramente straordinaria dell'artista La Barbera, quindi ringraziamo anche per questo contributo ulteriore che c'è stato a livello artistico, quando le arti vanno a fondersi l'una con l'altra per diffondere tanta energia, energia positiva. Allora, Pierpaolo, io ti inviterei proprio in apertura ad esordire con una lettura, proprio per entrare nel clima di questo libro. Sei d'accordo? Grazie Camilla, ringrazio l'editore personalmente, grazie a tutti voi per essere qui, ringrazio veramente ciascuno singolarmente. In effetti, come ha detto l'editore Luigi Sappi, questa poesia è come fosse un dipinto, perché la mia idea in questo momento, in questa fase della mia vita, era quella di mostrare l'alba, e l'alba anche nei sogni, anche in quelle che sono immagini oniriche, ha spesso un significato positivo, è un elemento positivo, trasmette un sogno di rinascita, dell'arrivo di un nuovo momento di sole, e quindi di luce e quindi di luminosità. Allora, ogni poesia è anche attraversata dalla malinconia, ma davanti a quest'alba, in genere c'è anche il famoso libro di Indro Montanelli, no? I sogni finiscono all'alba. Nel mio caso è un'alba di sogni, cioè i sogni che veramente restano, che veramente ci ricordiamo, che veramente sono memoria anche per il futuro. Questi sogni sono quelli che noi facciamo all'alba prima del risveglio. Quindi questo dipinto del cielo, quest'alba che ciascuno può immaginare con i propri occhi, ciascuno con la propria sensibilità, però davanti al mare, perché io ho sentito questo flusso di acqua dell'oceano, l'incertezza della vita. Tutti noi viviamo in un mondo di incertezze, ecco perché cerchiamo disperatamente tutto ciò che possa rappresentare uno scoglio, qualcosa che ci possa aiutare ad avere un approdo, no? Ma questo mondo di incertezze, questo mare a volte calmo, a volte tempestoso, in realtà ci deve far capire che ciascuno di noi ha un corsaro dentro di sé. Un corsaro significa, il corsaro è una metafora della mia poesia, è quello che noi siamo quando siamo veramente noi stessi. I corsari sono, diciamo, i perduti di questo mondo. Perché? Perché in un mondo dove vince l'arroganza, vince la presunzione, vince la violenza, i perduti sono coloro che non hanno rinunciato all'amore, non hanno rinunciato ad essere leali, non hanno rinunciato a credere negli ideali, non hanno rinunciato all'amicizia, non hanno rinunciato a quelli che sono gli elementi fondanti del nostro essere e della nostra esistenza. E allora davanti a questo mare io ho immaginato la vita, e soprattutto immagino che possa essere la vita che dentro ciascuno di noi, nel cuore e nella testa di ciascuno di noi, c'è un mare. Noi lo dobbiamo attraversare. Abbiamo due bisogni, quello dell'approdo, di una terraferma che corrisponde al bisogno di sicurezza, al bisogno di certezze, al bisogno di stabilità. Però dentro di noi abbiamo anche l'altro aspetto, che è quello legato all'avventura. In noi convivono queste due esigenze, quella dell'avventura, di partire con il galeone, corsaro, in mare aperto e affrontare, e quello di approdare magari in un'isola, una terra, e sentirci stabili. Questi due elementi ci appartengono e possiamo viverli da perduti, cioè tra coloro che non hanno mai rinunciato nelle cose che la vita rende speciali, se noi crediamo nell'amicizia, nell'amore, nella lealtà, nella possibilità anche di cambiare le cose, noi possiamo essere forse esclusi da questo mondo, emarginati, forse ghettizzati, ma viviamo pienamente la nostra vita. Poi ci sono i perdenti sono quelli che hanno rinunciato ad amare, hanno rinunciato alla lealtà, hanno rinunciato alle amicizie, per che cosa? Per il potere fino a se stesso, per il comando, per la violenza, per il sotterfugio,
per la presunzione e per tutto ciò che schiaccia l'uomo. Allora il corsaro tira fuori la bandiera dell'essere umano, che è la bandiera della libertà, e vuole restituire attraverso questo dipinto di poesie, vuole restituire un sogno di libertà, un sogno d'amore, un sogno di amicizia. È l'alba di questo sogno e i corsari sono sul galeone, sono partiti, magari a volte ciascuno nel proprio lavoro, nel proprio ambito, nel proprio settore si sente un po' perduto, ma meglio perduti che perdenti. Questi, i perdenti sono i falsi vincenti, coloro che pensano di poter sottomettere gli altri, in realtà sono schiavi di loro stessi, della loro mancanza di coraggio per affrontare questo male che abbiamo dentro, che abbiamo fuori. Leggo la poesia che dà il titolo all'opera, si intitola Alba di sogni. Quando, scandito dal tempo, ondeggia il galeone della vita, solcando i flutti del domani, ti capita, in sogno, casomai, un desiderio di navigare a vista, tra carezze lievi, un mare dolce, magari, forse, appena mosso e lentamente rischiara il cielo. La luce incerta dell'aurora si inonda di ricordi, il tuo sguardo, bambina. Così ti chiederai dove ti potrà condurre il sentire del cuore e l'ascolto del vento. Tu ripensa allora alle nostre parole, scritte sulla sabbia, a due, sempre in coppia, insieme, senza rabbia, l'una diversa dall'altra, unite da un destino imprecisato, alla continua ricerca di senso, di significato. Domani scoprirai che l'alba è vita, che il sogno sei tu, tra un presente infinito e un ricordo passato, tra memoria vissuta e un futuro imprecisato, mai, mai dimenticato. Allora capirai che amare ogni giorno è un modo sapiente per arrivare lontano, per capire il mondo più da vicino e affrontare qualunque oceano, fino anche il destino. Qualcosa mi lega alla tua nave e non sarò io a voltare le spalle all'orizzonte per quanto vale, eppure mi strugge quest'onda del mare e non sopporto più l'idea di salutare. Ma continua così, così da migliorare, perché sappiate, o corsari, vi porto dentro, come quell'oceano che leggo nei vostri occhi, un abbraccio prima di andare, e qualcosa rimarrà nei miei giorni d'autunno o nell'estate che si va aprendo e resterà magari fra un anno. Quel gesto seminato sulla porta uscendo. Allora, come avete potuto scoprire nel sentire la lettura di Pierpaolo, sono almeno questa, ma credo che sia poi il filo conduttore di tutto il libro, sono poesie intrise fortemente dell'elemento natura. E se ben ci pensate e provate a vedere questo libro proprio come una nave, un galeone che veleggia nel mare della poesia,
e questo galeone, su questo galeone ci sono i corsari, che sono le persone ai quali è destinato questo libro, alle quali è destinato, ma anche le persone che hanno dato vita al libro, perché insomma le signore che sono sedute a questo tavolo, Carlo Prinzhofer, Pierpaolo, la sottoscritta, ci siamo sentiti tutti in qualche modo corsari, e sono certa che anche voi dopo la lettura vi sentirete un pochino parte di quest'anima corsara. E comunque i corsari, per individuare la rotta, che poi è la loro rotta alla scoperta dell'anima, che cosa utilizzavano? Utilizzavano elementi naturali per capire dove dovevano andare, quindi c'era l'indicazione data dalle stelle, dalla luna, dal sole e dal vento. Ecco perché queste poesie sono veramente intrise di elemento naturale. Questa è stata semplicemente una prima lettura. Vi assicuro che poi nel viaggio che faremo insieme, proprio come se seguissimo la rotta di questa nave, arriveremo a, forse, a darci delle risposte su quelli che sono gli interrogativi dei corsari: trovare il coraggio della libertà e trovare la felicità nascosta. Chissà se ci riusciremo, una sfida che lanciamo da questo tavolo. Intanto adesso, per entrare ancora più nel vivo, vorrei sentire l'intervento del dirigente scolastico Licia Gioffreda. Grazie intanto per essere con noi, che da subito ha sposato questa causa. Grazie. Allora, buonasera, io sono una collega di Pierpaolo Segneri che sta con noi da qualche anno al Polo Tecnologico Economico dell'Istituto Salvini, dove insegna italiano e storia biennio e scrittura creativa. Cosa potrebbe insegnare Pierpaolo? Scrittura creativa al triennio. E sono qui a testimoniare innanzitutto l'eccezionalità della figura di Segneri in ambiente scolastico. Inutile parlare della sua professionalità, della sua preparazione, della capacità di catturare l'attenzione dei ragazzi che sono tutti qui, Marco, Tommaso, Amedeo, Giada, sono qui che in grande uniforme, in giacca e elegantissimi tutti quanti, proprio perché gli vogliono bene, ecco. Proprio perché lui li accompagna giorno per giorno nella loro formazione, ma disciplinare, ma anche ovviamente umana, civile. D'altra parte, leggendo le poesie corsare e le liriche che sono dedicate agli studenti, ce ne sono un paio, ad alcuni studenti e ai miei studenti di ieri, si capisce subito, leggendole, il tipo di rapporto che lui ha con i suoi ragazzi. Io invece vorrei parlare della sua partecipazione ai consigli di classe, perché siamo reduci ultimamente. Il momento magico è quando, facendo il giro della consultazione dei docenti sull'andamento della classe, dopo le consuete esternazioni di indignazione, la professoressa, preoccupazione, la professoressa Angela, rassegnazione, la sottoscritta, da parte dei colleghi, viene il turno del professor Segneri, che puntualmente e per tutte le classi apre il suo discorso così: questa è una classe fantastica, la classe che preferisco in assoluto. Meraviglioso, è proprio il suo entusiasmo, la sua capacità di coinvolgere chi lo circonda, di tirare fuori dagli alunni il meglio di sé, che costituisce la sua straordinarietà. E il motivo per cui è così popolare al Polo Tecnologico Economico dell'Istituto Salvini. Bisognerebbe clonarlo, Segneri, e distribuirlo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E questa è la mia. Bravo! Alba di sogni, non è finito il mio intervento, perché parlerò anche di questa meravigliosa poesia che ho l'onore poi, insomma, di aver commentato, essendo la prima che apre la raccolta, quindi insomma una responsabilità notevole. Con una piccola premessa da prof, Roland Barthes distingueva tra testi leggibili e testi scrivibili.
I testi leggibili sono quelli che danno al lettore soltanto la possibilità di consumare il significato dato dall'autore. I testi scrivibili sono quelli invece che gli consentono di divenire a sua volta produttore di significati, che vengono a stratificarsi su quelli proposti dall'autore e su quello dei lettori precedenti. Ebbene, Alba di Sogni è una lirica scrivibile. Mi è stato veramente naturale accendere la fantasia sulle suggestioni di questi versi. Poi era appena nata la mia prima nipotina che sta scorazzando, insomma, qua in giro, se non dia troppo fastidio. Per cui mi risultava l'Alba particolarmente, ovviamente, congeniale. Quindi ne leggerò un pezzettino, non lo leggo tutto, state tranquilli. Insomma, pensavo di sottolineare quello che mi sembrava più importante. Alba di Sogni. Il poeta si rivolge a qualcuno, forse un amico o una donna, chiedendogli se in sogno gli capiti mai di desiderare l'avventura. Gli suggerisce quindi di ripensare ad un lontano gioco che i due erano soliti fare sulla sabbia di un arenile lontano, quello di scrivere coppie di parole contrapposte ma legate da misteriose corrispondenze, da richiami sconosciuti. E il fascino della parola stagliato sul fondale marino accendeva gli animi alla scoperta di nuovi significati, alla ricerca del senso della vita. Ebbene, il senso della vita è la vita stessa, l'amore è la risposta. Amare la vita, amare gli altri, amare noi stessi. Legami d'amore ci legano di fili invisibili e vitali, ma la struggente nostalgia dell'infinito è un richiamo necessario e assoluto. Il poeta sa che il viaggio è una necessità, anche se è difficile il momento del distacco. Il viaggio è la vita, l'alba dei sogni, incominciare a esistere. Il legame rimane, l'amore resta, simboleggiati anche solo attraverso un gesto di saluto seminato sulla porta. Mi è piaciuto molto questo saluto seminato sulla porta che si chiude dietro quell'amico, quella donna, quel figlio che se ne va e ha negli occhi il suo sogno da realizzare. Il legame rimane, il senso resta, ma solo se hai trovato la parola che lo esprime. Forse una parola sulla sabbia che, nell'atto della scrittura, il bastoncino guidato da una mano fanciulla faceva risorgere una nuova vita, scrollando nelle incrostazioni, le disarmonie, le corruzioni del linguaggio di secoli. Quella parola, la parola poetica, è il significato. La sua freschezza dissolve pregiudizi e pessimismi. Non si fa domande, nasce davanti a sé al solo futuro e vale in assoluto. E lo sbocciare di una vita nuova, dovunque e comunque, è una speranza per tutti. Volendo rendere questa presentazione interattiva, quindi volendo dare la parola anche al pubblico, mi sembra questo forse il momento, no, l'esordio, dopo che abbiamo sentito la lettura di Pierpaolo, il commento del dirigente scolastico, non so se a voi del pubblico è venuto in mente di poter chiedere qualcosa ai nostri relatori. Intanto colgo l'occasione per salutare Natalino Candido che si affaccia con la sua gentile compagna, il noto, famoso parrucchiere delle Dive di Roma, e poi volevo salutare anche alcuni amici che ho visto che sono arrivati, Antonella Di Martino, fare insomma un doveroso ringraziamento, un applauso anche al presidente Luigi Giampaolino, grazie per essere intervenuto, magistrato e che è stato presidente della Corte dei Conti fino al 2013, grazie presidente. Poi ci sono altri amici, è arrivata... E lei, sì, la stilista Giuliana Guidotti, grazie per essere qui con noi. Ella Grimaldi, un'amica, anche presidente di Premi Letterari, anche lei, grazie a Ella per essere qui. Silvia Squizzato, giornalista RAI, grazie, collega e amica, anzi amica e collega. E poi vado completando dopo, perché siete tanti. Allora, vediamo se da parte del pubblico c'è qualche domanda. Non per ora?
Perché noi andiamo avanti con le letture, in questo caso. No, non mi pare di vedere adesso mani alzate, per cui a questo punto, Pierpaolo, io vorrei che magari così diamo un altro spunto di riflessione ai nostri amici, una nuova lettura. Va benissimo. Volevo aggiungere questo elemento che secondo me può appassionare anche per chi ha deciso di prendere il libro, di leggerlo. Oltre alle poesie, come si è capito e quindi l'abbiamo svelato in un secondo momento, accanto a molte di queste poesie c'è un commento che non ho scritto io, ma hanno scritto alcune persone che hanno ricevuto da me i versi da commentare. Quindi sono coautori o coautrici di questo libro. Io ho curato la parte poetica, loro quella del commento, che forse stimola anche il lettore a ritornare sui versi, a ritrovare altre mente, anche diversi da quelli del commento, e quindi a parte le persone che sono qui oggi nel tavolo dei relatori, volevo ringraziare per essere qui e per aver contribuito a questo libro, anche l'avvocato Nadia Boni e alla professoressa Maria Rosaria De Simone, che spero poi... E poi diciamo volevo abbattere un mito, nel senso che io tra l'altro sto facendo l'anno di prova quest'anno, quindi c'è la mia tutor presente, la professoressa Natalia Barbato, che ringrazio di essere qui perché la sua presenza mi fa, ecco, però la presenza almeno non resterà vana, cioè. E quindi ringrazio poi anche gli altri. Sì. E, visto che ci sono tanti studenti, magari potrei leggere la poesia dedicata ai ragazzi, che è stata citata prima dalla professoressa Gioffreda, che si intitola Ai miei studenti di ieri. Spero di aver donato un po' di forza per la vita, un motivo su cui riflettere, un episodio di cui sorridere, un dubbio da sciogliere, un sogno da coltivare, una parola che ricorderai. Spero di aver lasciato un gesto di comprensione, una voce che rimarrà dentro, la curiosità di conoscere l'altro, un'idea da sviluppare, una magia del domani, una memoria lieve della storia, un pensiero per sempre. Spero di aver lasciato un affetto indelebile, un abbraccio per essere forti, una lettera da rileggere, una cartolina come segnalibro, una fiammella da tenere accesa, una locandina per intenditori, un amore sconfinato. Spero di aver donato almeno quanto ho ricevuto, spero di aver lasciato almeno quanto ho preteso. Magnifico momento questo, soprattutto, ecco, veramente per Paolo, quando pensa e si dedica ai suoi meravigliosi studenti. Allora, ci hai un po' emozionato tutti, adesso non è facilissimo andare avanti, per cui Fabia, a te il compito, salutiamo Fabia Bandi, dirigente scolastico
che ha preso veramente parte attiva in questo libro, ha sposato immediatamente questo progetto. Fabia poi manifesta quotidianamente l'amore per la poesia, e devo dire che la poesia fa veramente parte integrante della tua vita. Grazie. Grazie a te Camilla, grazie a tutti, grazie soprattutto a Pierpaolo che ci dona questa emozione. È già stato detto che questo è un libro particolare, è un libro interattivo, è stato definito un dipinto, un affresco, è un libro che si distingue dal solito libro di poesia per tanti motivi. Innanzitutto per questa originalità che vede, accanto a una prefazione tradizionale, gli interventi critici di tutti noi che abbiamo messo veramente il nostro cuore insieme alle liriche di Pierpaolo, perché le liriche di Pierpaolo parlano davvero al cuore. Sono poesie che travalicano, diciamo, qualsiasi confine, qualsiasi etichettatura. Pierpaolo è un corsaro nel vero senso del termine, un uomo libero, un uomo con il vento veramente sempre a suo favore, perché è il vento della poesia, dell'amore, della sincerità. Ecco, io vorrei dire anche questo: Pierpaolo è un uomo e un poeta sincero, in un mondo in cui gli uomini e i poeti sinceri non sono scontati e non sono così frequenti. Per questo c'è un'atmosfera questo pomeriggio, secondo me, insolita rispetto alle presentazioni tradizionali a cui tutti partecipiamo, perché c'è un'atmosfera di condivisione che nasce prima di tutto dall'aver voluto questo libro misto di liriche e di commenti nostri, nasce dalla condivisione degli studenti, e guardate che gli studenti non sono qui perché sperano in un 7 o in un 8, gli studenti sono candidi. Gli studenti hanno un animo candido, sono la parte migliore della scuola. Io dico sempre, mi perdono gli insegnanti, ma gli studenti sono la parte migliore della scuola, perché dagli studenti si può solo imparare, si deve imparare. E quindi il fatto che i ragazzi seguano con tanto entusiasmo Pierpaolo è sicuramente una garanzia. Perché il cosiddetto poeta laureato, poeta che si isola, il poeta che sta sulla torre Burnea, il poeta che parla solo per gli addetti ai lavori, è un poeta che può essere bravo, può essere acclamato, può vincere il Nobel, può vincere questo d'eccellenza, ma forse non ha realizzato appieno quello che il messaggio poetico contiene in sé e che dovrebbe veicolare. Infatti nelle poesie di Pierpaolo troviamo tutto. Questa Alba di sogni innanzitutto è uno scrigno che racchiude proprio in maniera emblematica il contenuto. C'è tutto, c'è l'impegno politico, l'ideale politico, c'è l'amore per la famiglia, c'è l'amore per Camilla, c'è l'amore appunto per i suoi studenti, c'è l'impegno civile, c'è anche tanta cultura, perché Pierpaolo è un uomo di cultura, la collega lo ricordava prima. E a proposito, tutti vorremmo veramente Pierpaolo, ma non il clone, proprio l'originale. Prestatemelo. E quindi ripeto, c'è anche la cultura, però la cultura non fa mai sfoggio di se stessa, perché Pierpaolo ha realizzato veramente la vera missione dell'uomo di cultura, che è quella di parlare al cuore della gente. Poi ognuno ritroverà gli echi, i montaliani, i pascoliani, gli ungarettiani, tutto quello che le nostre letture poi ci permettono di ritrovare. Però è una cultura che non è invadente. A proposito dei corsari, io voglio ricordare anche una citazione di Pasolini, il quale, chiamato appunto al Corriere della Sera, disse al giornalista tedesco Gideon Bachmann: essere artista significa obiettivamente essere impegnato, e tra poesia e impegno politico c'è una coincidenza assoluta. Io queste parole di Pasolini le ritrovo in Pierpaolo, perché ripeto, la politica di Pierpaolo è la politica con la P maiuscola, che non viene costretta negli angusti recinti dei partiti o degli interessi delle lobby, ma è la politica della polis, è la cura della polis, la cura dell'uomo.
Quindi noi siamo grati a Pierpaolo di questo, siamo grati di questo pomeriggio che ci mette veramente a confronto anche gli uni con gli altri all'insegna della poesia. E voglio concludere prima di tutto dicendo che l'Alba dei Sogni mi ha ispirato una riflessione. I sogni si affacciano all'alba con il desiderio di essere realizzati. È questo che anima, secondo me, il veliero corsaro, su cui Pierpaolo vorrebbe che salissero tutte le persone di buon cuore e di buona volontà. E poi vorrei chiudere con una citazione del presidente Kennedy. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. E noi siamo ovviamente rigenerati da te, caro Pierpaolo. Splendido l'intervento di Fabio Baldi, come tutti gli altri che l'hanno preceduta, ma in particolare questo finale, che così mi ha ricordato anche l'acqua cristallina di una sorgente. Mi piace vederlo anche così, questo libro di poesie, cristallino, ecco, forse una componente che nella società odierna forse è rimasta, ma è nascosta. Ecco, cerchiamo proprio attraverso questa lettura di andarla a riscoprire, perché secondo me è dentro ognuno di noi, va solo fatta emergere. Questo è bellissimo, Pierpaolo. Allora, ci sono ancora delle amiche sedute qui e anche da questa parte che vorrei salutare e anche magari stimolarle, no, a fare qualche domanda se lo ritengono opportuno. Intanto saluto la professoressa Rosetta Attento, che è presidente del premio Livio Tempesta, in atto l'8 maggio, quindi invitiamo a seguirlo, grazie. Bianca Maria Lucibelli, che è una grande amica, una grande donna, organizzatrice di questo fantastico evento charity che si tiene ogni anno, il Gran Galà delle Margherite. Grazie. Poi andiamo anche dalle altre amiche, naturalmente, da questa parte. Allora, vediamo se ci sono mani alzate, se no, ecco, Silvia, vieni qua al mio posto, vieni, perché se no non ti riprende la telecamera. Hai un'esclusiva Rai? Vieni qua, Silvia Squizzato. Allora, innanzitutto un piccolo commento: tu ti definisci un corsaro, io potrei definire addirittura un piccolo eroe, perché sei un po' un uomo da altri tempi, fuori dal tempo, perché sei sposato e ami una donna, sei felicemente sposato da anni, insegni con passione, che è un'altra cosa ormai oggi, avere cultura, avere passione per insegnare agli altri le cose, comunicare, è una cosa che molti considerano come fosse una perdita di tempo. Scrivi poesie, e bellissime poesie. Quando le leggi, è vero che tu sei regista, ma sei bravo come un attore, insomma sei davvero, oltre che corsaro, un eroe. E visto che tu parli di Alba, una curiosità che sorge spontanea è: ogni poeta scrive in certi momenti in particolare. Tu scrivi all'alba anche le tue poesie, o cioè raccontaci un po' qual è la genesi, se, perché ad esempio immagino che molte le scrivi a mano, perché le poesie ancora si scrivono a mano, è una delle poche cose che ancora ti permette di prendere in mano la penna e un foglio di carta, non credo che si possa usare il telefonino, e questo è un modo per restare attaccati, perché noi ormai non usiamo più, cioè siamo troppo abituati al computer, e anche questo secondo me è un modo per restare attaccati ad alcune radici, a lasciare libero più il pensiero. Quindi ecco, ero un po' incuriosita da questa, dalla genesi delle tue poesie. Grazie. Rispondo brevemente. Come ho detto all'inizio, allora, sicuramente scrivo con la penna, diciamo l'orario è dal crepuscolo in poi, perché in realtà
Io quando scrivo le poesie chiudo gli occhi, se ho una situazione di ispirazione, in realtà guardo dentro ed è dentro di me che vedo, anche se davanti al mare di notte, magari ci vedo l'alba, è quello che io sento, che vedo dentro le persone, magari negli occhi di qualcuno che mi sta accanto. E da regista sono abituato sempre a guardare bene negli occhi delle persone, perché gli attori vanno scelti anche rispetto alle loro caratteristiche, delle corde emozionali, emotive. Allora un attore che deve interpretare un ruolo deve poter esprimere già dagli occhi quelle emozioni che il personaggio dovrà dare al pubblico. E quindi da regista, anche quando facciamo i provini con la telecamera, il psicoprovini, cerchiamo di cogliere l'elemento interiore dell'attore per vedere se è adatto per quel ruolo. A volte mi è capitato di cambiare la sceneggiatura o il copione teatrale che avevo scritto per adattarlo meglio all'attore che l'avrebbe interpretato, perché nei provini mi aveva suggerito qualcosa che nella scrittura iniziale non c'era. E quindi io, diciamo, mi guardo dentro in qualsiasi orario, ma soprattutto dalla sera in poi, e soprattutto guardando negli occhi le persone. Per me sono le persone, gli esseri umani, le donne, gli uomini, i ragazzi, quello che dà forza alla mia ispirazione politica e poetica. Grazie. Bene, ho visto che sono arrivate anche nuove amiche, ma intanto saluto Carmela Costanzo che è qui con noi sin dall'inizio, grazie Carmela. Sabina Tamara, fatti bene, grazie per essere con noi, soprattutto perché tu hai un amore per l'arte in generale, in particolare per scultura e pittura. Diana Torrice, cioè, che volevo salutare, e poi vabbè, adesso poi piano piano vi saluto tutti, perché non è che riesco a vedervi proprio bene bene bene. Allora, adesso un'amica speciale ha un bel compito, perché dovete sapere che Maria Pia Cappello, per la quale vorrei un bel applauso, adesso vi spiego perché, il vero trait d'union tra Pier Paolo e Luigi Sarpi, quindi questa amicizia che lei ha voluto farci condividere e che ci riempie di immensa gioia. Questo te lo dovevo, Maria Pia, perché grazie a questo tuo amore che hai proprio per il donare tanto agli altri, non hai avuto nessun timore, nessuna esitazione nel presentarci quest'uomo straordinario. Molti sono gelosi, possessivi nei confronti delle loro amicizie, invece Maria Pia ha questo carattere straordinario che è per natura portato alla condivisione. Quindi grazie Maria Pia, e adesso a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. E una settimana fa ero a Porta di Roma, mi è arrivato un messaggio di Pier Paolo: Maria Pia, ti prego, tu sai parlare al cuore delle persone, vero? E alla presentazione tu sai cosa devi dire. E io, Pier Paolo, devo dire che questa sera è una magia, perché mentre tu leggevi io guardavo i visi delle persone, molti erano attenti, commossi, partecipi, e questo è un grande successo, un enorme successo per te. Poi questa sera per me c'è una magia più importante, perché qui ci sono due amiche, le amiche vere di una vita, Natalia Barbato e Katia Ranieri. Noi abbiamo lavorato insieme, abbiamo sofferto insieme, vero? Sì, eccola. Le amiche di una vita. E Pier Paolo, senti, io ho fatto uno studio sul tuo libro e ve lo leggo. Il libro di poesie Alba dei Sogni è stilisticamente compatto,
unificato da un punto di vista idealistico che alterna di continuo un linguaggio semplice, maolico, letterario e prosastico. Nello sviluppo del libro si possono distinguere abbastanza facilmente fili che si intrecciano, quello passionale, umanitario e sociale e quindi idealistico. Il primo coincide con le vicende della vita dell'autore, le sue esperienze, le sue lotte, i suoi sogni. Il secondo momento è quello lirico. Il poeta è immerso in una riflessione che si avvicina a motivi filosofici. Questa parte lirica è particolarmente interessante, anche se gli elementi onirici sono intercalati con quelli realistici. La coraggiosa realtà è del resto l'unica dimensione in cui l'Unione Atlante sembra trovarsi a proprio agio. Infatti, dalla fiducia del proprio io e dal ruolo inerente alla nobile poesia nasce quella che io oggi, qui, 3 maggio 2019, definisco la strategia del coraggio. Perché? Perché in un forte realismo e una potente idealizzazione i temi chiave sono la funzione del poeta e il valore che il poeta dà alla poesia. Infatti, se attingere alla molteplicità potenziale indispensabile per ogni forma di conoscenza, in una società come quella contemporanea, la poesia di Segneri resta una forma di conoscenza insostituibile perché aiuta l'uomo a focalizzare visioni e sogni, occhi chiusi ma anche aperti. Oggi Pierpaolo sussurra a noi: bisogna sempre avere il coraggio di affrontare la realtà. Lo ripeto, bisogna sempre avere il coraggio di affrontare la realtà. Ed ecco che in questo libro convivono due elementi: la presenza dell'io autore e quella di una dimensione storica più ampia, che supera la sfera circoscritta dell'individuo e lo connette al presente, alla storia e agli uomini. E possiamo dire che Pierpaolo è proiettato verso i valori assoluti dell'uomo, in una dimensione individuale che ha forti contatti con la realtà storica del momento, in questo nostro momento. Tra dimensione individuale che ha forti contatti con la realtà storica del momento e con penetrazione di figure e paesaggi, noi oggi in questo libro assistiamo a un forte impegno ideologico. È un diretto confronto con la realtà ottenuto mediante un linguaggio discorsivo maurico, attento, studiato, ricercato in ogni parola, in ogni punteggiatura. È il tentativo di trovare una risposta per Paolo, di salvare il ricordo. Noi, sussurra ancora per Paolo, tra i versi e il ritmo, dobbiamo salvare l'immaginazione, la speranza come strumenti di conoscenza e come comunicazione con l'anima nel mondo. È la sua capacità poetica che permette di immaginare altri mondi possibili oltre a quello in cui viviamo. Segneri diventa quindi un lirico che cerca armonia e bellezza contro il caos e la dissonanza del mondo tecnologico. La poesia è quindi una sfida al labirinto. La poesia è anche l'espressione letteraria che più risente del nostro tempo, delle trasformazioni culturali legate allo sviluppo post-industriale. Ho denominato quindi Segneri oggi il capostipite del filone poetico La strategia del potere, perché Pierpaolo ha quel coraggio che non si frantuma mai, neppure nelle sconfitte, nelle delusioni, nelle incertezze, nei rammarichi e nelle amarezze. Infatti, nei ringraziamenti, potete vederlo dal libro, lui ringrazia che cosa? Le poesie giovanili e quelle infantili, i libri che non ha mai letto, il treno perso, e quanti treni abbiamo perso noi, gli esami che continuano, i voti presi e quelli dati, la fantasia, l'aspirazione, l'intuito, il cuore, le serate di vento, il vento, le giornate d'inverno, il cielo, la sabbia bagnata, quella sabbia che non ti permette di andare avanti, gli idealisti, i naviganti, gli studenti di ieri e gli studenti di oggi. Si denota quindi il dato fondamentale che è il carattere metaforico che unisce il tessuto lessicale della poesia. È un innovativo modernismo poetico che si associa a che cosa? A un modernismo sociale. Pierpaolo, sono schegge metaforiche,
pezzi di simbolica realtà che alludono a una dimensione diversa, più elevata spiritualmente. È quella forza che cerca di trovare un varco di luce e di speranza, evocando i sentimenti attraverso le immagini, trasmettendo coraggio come il guerriero senza paura. Ed è questa per Paolo la grande novità. Tu vuoi comunicare i concetti della speranza di un mondo migliore. E se il ritmo è legato ai tuoi pensieri, cioè al modo in cui le frasi e le parole vengono unite, dall'altra parte c'è questa tua volontà di dare dimensione morale e ideologica ai tuoi versi, sentendo il bisogno di fare della tua poesia l'espressione di un rinnovato impegno sociale, una poesia che si apra alle problematiche umanitarie. Quindi arriviamo ad un impressionismo descrittivo, dove elabori un complesso linguaggio poetico, ricorrendo una grande varietà di tono, dal lirico al parlato, interpretando le trasformazioni emotive, sociali e culturali. Ne risulta un ritmo che si sviluppa con naturalezza, senza variazioni improvvise o a forte tonalità. È un linguaggio evocativo, figurato, semplice, ma è ritmico e allusivo. La tua poesia, per Paolo, si sviluppa in immagini e continua con improvvise illuminazioni e reminiscenze. Il ritmo è meditativo, solenne, lento e veloce, con le figure retoriche delle metafore, similitudini, personificazioni, onomatopee. E oggi per Paolo noi possiamo dire con forte emozione che tu, dalle più profonde fondamenta, ci hai regalato un libro che noi oggi ci portiamo nel cuore e ti ringraziamo. Grazie per Paolo. Ringrazio Maria Pia. Daphne Salvaturi, che è la grafica, che ha curato la grafica del libro, con un applauso. Grazie. Ovviamente volevo ringraziare Maria Pia per questo suo intervento meraviglioso, che ha colto proprio tutti gli aspetti poetici e sociali della mia lirica. Volevo salutare la professoressa Anna Pesa, anche lei è presente nel libro con un commento, e mi fa piacere perché sono tutti colleghi, professori, professoresse che ho incontrato nel corso del mio periodo di precariato, e quindi ci sono insegnanti del liceo Caetani, insegnanti come Anna Pesa Pinturicchio, del Ripetta, cioè Vincenzo Trotta del liceo Vittorio Gassman, dove sono stato qualche anno fa, insomma di tante scuole, tutte diverse. Sono passati anche degli anni e sono ancora qua, vuol dire che questo legame tra colleghi da scuole diverse in anni diversi ha mantenuto saldo un filo, che forse è il filo della poesia di cui parlavo prima. Non vorresti deliziarci con un'altra lettura mentre io saluto l'amica Laura Nucitelli? Grazie per essere con noi, cara Laura, alla quale vorrei rivolgere un applauso da parte di tutti. Piace degli incontri oppure vuoi estrapolare qualche altra lirica? Vedi tu. Visto che ha fatto riferimento agli incontri con i colleghi, visto che questa poesia è proprio la poesia commentata da Maria Pia Cappello, leggo Incontri. Tu prova a voltare pagina, ma soffiando tra i fogli. Tu prova ad amare oggi, ma costruendo il domani. Tu prova a sentire l'eco, ma in un bosco di foglie. Tu prova ad aprire il cuore, ma incontrando le sue mani. Tu prova la carezza del vento, ma abbracciando la tua terra. Tu prova a scaldare la pelle, ma con un brivido di vita. Tu prova a sognare il meglio, ma senza partire per la guerra. Tu prova a scrivere il tuo verso,
ma per un'emozione infinita. E restiamo sull'argomento incontri e quindi chiedo alla professoressa Giovanna Zimatore, che è docente di matematica e fisica applicata, come avviene l'incontro tra voi due con materie così differenti, un incontro che è stato peraltro molto produttivo e fruttuoso, e però insomma c'è apparentemente almeno un divario enorme, quindi come l'abbiamo avvicinato e colmato? Grazie. Grazie Camilla, grazie per Paolo di avermi coinvolto in questa bella, bellissima esperienza. Ti cambio un favore perché lui ha reso più belle, no? Se, abbiamo presentato insieme delle piccole cose che avevo scritto io, delle metafore, e le ha rese più belle leggendole lui. Quindi l'incontro qual è stato? La domanda è questa. La cosa bella, diciamo, di questo incontro è proprio il fatto che se uno pensa a un professore di fisica e un professore di italiano, dice, stanno in due mondi diversi, e noi invece nelle sale dei professori, prof del liceo Pietani, noi parlavamo del tempo, quindi il perché questo è il forse no, non il tempo atmosferico, il tempo visto da un fisico, visto da alcuni fisici piuttosto che da altri, e la cosa che ci accomuna sicuramente è questo fatto, questo approccio interdisciplinare che abbiamo entrambi, questo fatto che è caratteristico di Pierpaolo, perché oggi appunto vorrei dare forse quattro aggettivi, ho pensato, che mi aiutano a descrivere Pierpaolo da come l'ho conosciuto io e ho avuto la fortuna di incontrarlo. E appunto il discorso di dire come fa la fisica e l'italiano, qual è questo approccio interdisciplinare, che in cosa consiste? Nella capacità di Pierpaolo di saper ascoltare, e questo è sicuramente una caratteristica importante, di essere curioso e di voler scambiare le proprie emozioni, le curiosità e le emozioni sicuramente. Io direi che i quattro aggettivi che riferirei a quattro poesie diverse mi permettono di descriverlo, partendo però da una che è, faccio riferimento ad un libro secondo me molto bello di Paul Dirac, che è un fisico, così diamo un aspetto, che è un fisico dei primi del Novecento, ha vinto il premio Nobel nel 1933 e ha scritto un bel librino che si chiama La bellezza come metodo. Allora, alcuni studenti si stupiscono, però Paolo vede la bellezza nella poesia, e abbiamo sentito delle cose molto belle questa sera, quindi l'abbiamo toccata con mano, un fisico quando è appassionato alla propria materia vede la bellezza in una formula matematica, nella scienza, vede la bellezza nella descrizione. E la natura forse, quando sceglie di descrivere la natura, quando si esprime, segue regole semplici, e l'uomo scopre che per descrivere la natura trova nella semplicità e nella bellezza delle semplicità la formula migliore. Questa è una cosa su cui ho riflettuto spesso, diciamo, nelle mie appunto metafore, nelle cose in cui io pensavo e mi confrontavo con Pierpaolo, perché l'ho sempre ritenuto un interlocutore speciale, come dite voi, e come avete appunto detto, come collega sicuramente particolare. Quindi il discorso dell'essere interdisciplinari lo vedo nella poesia degli studenti, perché i miei studenti di ieri la potevo, diciamo, leggere io a loro dicendo le stesse cose, diciamo solo parola storia, però certe volte un po' di storia della fisica andrebbe bene, però tutte la lettera, il dubbio, l'amore per le cose, questo è sicuramente una caratteristica importante. L'altra è l'ottimismo, sicuramente, che per me caratterizza, e l'avete detto voi, il coraggio dell'ottimismo e l'ottimismo dell'alba, come dicevi te, in Perduti e Perdenti, che è quella che mi trova, diciamo, casualmente abbinata a questa poesia, perché con Pierpaolo, appunto, oltre che mandarci voti delle classi oppure organizzazione eccetera, qualche volta scambiavamo poesie dicendo che ne pensi di questa,
E quindi lui manda questa poesia e io dico, ero un po' distratta, lo dico anche nel libro, stavo sul divano, mi arriva questa poesia, la leggo e faccio per Paolo, ma chi è questo autore? Dico, sarò ignorante io come fisico, ovviamente lui propone, voi siete tutti colleghi di italiano, proporrà qualcuno un po' minore, magari che non conosco, ma veramente l'ho scritta io. Dico, mamma mia, caspita, mi ha emozionato, molto bello, e qui è partito lo scherzo, perché ecco, un'altra cosa che... E dice, dov'è l'incontro, Camilla? È anche questo fatto di scherzare su cose serie. Questo lo facciamo con gli alunni, lo facciamo fra di noi. E quindi la ballata del Corsaro, per esempio, è un'altra delle mie poesie preferite. Quindi se gli studenti di ieri mi ricordano l'interdisciplinarità, e perduti e perdenti, l'ottimismo, la ballata del Corsaro mi ricorda questo approccio scherzoso dove un professore, che probabilmente passerà l'anno di prova, speriamo che passi, che anche vinca il Nobel, si mette davanti un giochino con la vela dei Corsari. Bisogna sapersi mettere in discussione, bisogna essere molto coraggiosi per dire queste cose così profonde, con questa leggerezza che è poi strumentale proprio per i ragazzi, cioè in quel modo lui arriva ai ragazzi. E l'ultima cosa, chiuderei con la gentilezza, che tu hai letto la poesia degli incontri, e la poesia degli incontri non dice volta pagina, ama, senti, dice tu prova. E questo è un approccio che indubbiamente lui ha, cioè se riesce a saper ascoltare, sicuramente una persona che poi quando si propone è sempre gentile nel modo, diciamo, nell'accezione del termine che piace a noi. E quindi questo è un pochino quello che io pensavo, poi ci sono tante cose che abbiamo appunto trovato in comune, forse questo amore per la scuola sicuramente è la prima, dopo 20 anni che mi occupo di fisica del caos, sicuramente forse è per questo che mi trovo bene negli ambienti scolastici, ma per i giovani, perché abbiamo questa grande diciamo, fiducia nei giovani. E quindi spero che sia questo, e forse ecco, per chiudere con una cosa carina, come tu dicevi, la collega che diceva sei un uomo particolare perché sei sposato e ami anche tua moglie, forse un'altra cosa che abbiamo in comune, che anch'io sono sposata e amo molto mio marito. A proposito di questo bellissimo intervento, veramente bello, spontaneo, molto sentito e carino, cosa hanno in comune i letterati, gli scrittori con i matematici? Tu giustamente hai parlato dell'equazione di Dirac, ricordiamo che l'equazione di Dirac è detta anche equazione dell'amore. No, perché due sistemi che interagiscono e poi vengono separati non potranno mai più comportarsi come separati, ma continuano ad avere qualcosa in comune. Ecco, e ricordiamoci insomma che anche Blaise Pascal cos'era? Fisico, filosofo, cioè quando veramente c'è la profondità del sapere e quando c'è l'amore e gli stemmi, infatti, e giustamente Rosetta Attento ci ricorda la radice greca, no? Quando c'è una passione sconfinata, quando c'è la voglia di mettersi in sintonia con lo spirito dell'universo, non esistono barriere al sapere e alla condivisione del sapere, che è ancora più importante. Stiamo per arrivare all'intervento dei relatori conclusivo, in realtà poi scoprirete come la conclusione si aggancia perfettamente all'inizio, no? Quasi in un cerchio perfetto. E però questo, Carlo, non è un compito semplice quello che hai tu, perché dopo aver appunto parlato, dissertato, esserci confrontati sul senso di queste liriche, sul loro altissimo valore di guida attraverso un viaggio dell'introspezione dell'anima, adesso proveremo, intanto mio padre mi guarda preoccupata, dove vuole arrivare, perché affrontiamo un altro capitolo, Pierpaolo, come se girassimo questo foglio, perché lo abbiamo detto sin dall'inizio, è vero, c'è l'alba dei sogni, ma c'è anche le poesie corsare, questo elemento nuovo, che è un elemento che, come ho detto all'inizio, si aggancia a quello che Pierpaolo ha voluto portare avanti come percorso, prima con un think tank, il cantiere,
e poi l'azione dei corsari. Vedete che i corsari sono sempre attivi. Gianni, direttore, ti vorrei far inquadrare questo galeone, qui non è casuale, e perché adesso proveremo a capire se in politica oggi è possibile compiere quella che tu hai prospettato, visto che hai questa lungimiranza e questa apertura veramente quasi come dono, no? Nei confronti di quello che verrà. Tu sai leggere prima le cose che accadranno, e questo a livello politico intendo, e questa è una tua sicuramente capacità innata, non è che la puoi acquisire, la puoi raffinare, ma non, se non ce l'hai non te la crei. E capire se è possibile una rivoluzione armonica nel mondo politico di oggi, di qui l'incipit del movimento dei corsari, ma soprattutto se è possibile attraverso questo vento corsaro far riscoprire la vera radice della politica. Non a caso adesso tu leggerai un testo che parla dell'oggi, credo. Grazie Camilla, e una poesia che si intitola La mediocrità al potere, perché come ho detto il valore principale dei corsari è la libertà che non è faccio come mi pare, la libertà significa anzitutto la libertà dell'altro, perché la propria libertà è facile difendere. La vera libertà o quella che va difesa è quella dell'altro, infatti la nostra libertà finisce dove inizia quella dell'altro, e spesso mi accorgo che questa libertà ci viene sottratta, ma in cambio di sicurezza, in cambio di altre cose che in realtà siamo noi a chiedere. Quindi è come se la libertà ci venisse tolta con il consenso nostro. Dice vabbè, però se mi dai quest'altra cosa, se mi dai quest'altra cosa, e piano piano non ci rendiamo conto di divenire sempre più sudditi, sempre meno autonomi anche nel pensiero, meno insieme e sempre più isolati, da soli. Infatti se avete, io ho notato una cosa, ci sono tanti studenti, ragazzi, eccetera, ho notato un elemento forte, generalizzo ovviamente, di sentimento di solitudine nelle nuove generazioni, l'essere comunque soli, eppure sono interconnessi, sono legati, sono sempre sul web, nei social, eppure vivono dentro un forte senso di solitudine, e questo li rende sempre più piccoli rispetto a questo mare grande che ci sovrasta. E allora Corsaro è il pioniere della libertà, siamo tutti noi che alziamo la bandiera e diciamo possiamo stare sulla stessa barca e affrontare questo percorso insieme, e non permetteremo a nessuno di toglierci la nostra libertà, di calpestare l'uguaglianza, di creare ingiustizia, di non essere più fratelli, e non permetteremo a nessuno di toglierci le cose che contano nella vita, il nostro amore, le nostre amicizie, il nostro sogno di libertà. La mediocrità al potere. Si vivono tempi di carta straccia, voci afone, gridano parole mute, temporali sepolti sotto la sabbia producono generazioni perdute. E se non ti bastano i fogli sparsi, sparigliati dal vento della sera, troverai il filo dei giorni persi volando ancora con ali di cera. Si scuote il cielo già squarciato dall'intenso sentire di immenso. È un sole caduto sul selciato, libertà rubata chiamata consenso. Bravo. Spaccato, molto realistico, quindi anche uno stile diverso quasi dalle altre poesie.
Prima di dare la parola all'ultimo intervento conclusivo, quello di Carlo Prizzoffer, che ha fatto la prefazione di questo libro, tra l'altro Carlo, complimenti, veramente splendida, l'ho letta più e più volte e più la leggevo e più mi intrigava. Prima dicevo di dare la parola a Carlo per questo intervento conclusivo, ringrazio la Presidente di Italia, Antonella Freno, che ci ha raggiunto, grazie Antonella, se grazie. Grazie Antonella. E poi Pierpaolo completerà ovviamente il giro dei saluti, perché io non vi conosco personalmente tutti, e vi invito a fare delle domande se ce ne sono dal pubblico, e soprattutto vi ricordo, visto che qualcuno me l'aveva già annunciato, sta andando via per precedenti impegni, però abbiamo il festeggiamento del compleanno di Pierpaolo che ci aspetta al piano di sopra, quindi non andate via. Carlo Prizzoffer, un bel applauso, grazie Carlo. Grazie pure, mi hai fatto parlare per ultimo, perché adesso sarà un po' difficile già ricordarsi tutto quello che abbiamo detto, non è proprio semplicissimo. Comunque complimenti a tutti coloro che hanno parlato, perché ho sentito un sacco di cose interessanti, non è facile sentire, a partire dalla introduzione dell'editore, coraggioso anche lui come te, questo meccanismo di esposizione, in realtà è vero che è una passione significa pure andare al patibolo, quindi esporsi, e quindi il coraggio è stato citato più volte, il coraggio certamente non manca a Pierpaolo e non manca a chi è poeta, e non è che si è poeta solo quando si scrive una poesia, si è poeta anche soltanto a percepire le poesie. La poesia è veramente prima di tutto un meccanismo di percezione, e ognuno lo fa seguendo la sua sensibilità, la sua cultura. Non è che c'è una cultura, un'altra cultura, c'è la cultura in genere, ognuno è depositario di un pezzo di cultura, messe tutte insieme fanno qualche cosa di straordinario. È la cultura che cambia il mondo, non ci sono rivoluzioni senza cultura. E è vero quello che diceva l'editore, che la poesia in realtà è molto vicina alla pittura, perché le parole sono come dei pennelli che usano dei colori, che descrivono con le parole quello che il pittore descrive con il disegno e poi con i colori. E sulla poesia si può dire tutto e il contrario di tutto. La poesia la prendi per la testa, ti sfugge per la coda, come detto nella prefazione. Quello che manca oggi, forse, che potrebbe essere un filo rouge per legare tante cose che invece sfuggono, di qua e di là, saltano un po' come rane ubriache, come il verso. Il verso è il verso, ma è anche l'inverso, e poi c'è una parte che è il perverso. Quindi questi meccanismi diciamo, attengono alla poesia, e la poesia attiene anche, come diceva Pasolini negli scritti corsari, alla seconda parte degli scritti corsari, cioè la prima è quella della documentazione, quella della descrizione, quella diciamo che attesta qualche cosa, ma la seconda parte degli scritti corsari a cui si rifà Pierpaolo scrivendo poesie corsare, invece è quello della critica. Pasolini negli scritti corsari, che sono, come sanno tutti, degli articoli di vari argomenti, li scrive non in polemica ma in maniera critica, e gli servono per criticare anche se stesso. E perché critica se stesso? Perché critica la critica della politica, cioè la mancanza della politica di critica. E quindi questo che cosa porta? Porta a un pensiero omologante, un pensiero unico, ma il pensiero omologante fa sì che le persone siano tutte quante molto simili una all'altra. Questo non va bene con la poesia. Pasolini introduce il concetto della poesia, cioè il concetto della sensibilità personale. Ecco, quindi al di là, tutti hanno parlato di Pierpaolo, quindi sarà, diciamo, superfluo che io dica qualche cosa in più, però Pierpaolo è un professore, fa operazione di magistero, quindi di perfezione, di educazione. Qual è il contrario del maestro e del professore? È l'ignoranza, e noi con questa ci dobbiamo confrontare, perché l'ignoranza è subdola come è subdolo il potere a tanti aspetti, e quasi tutti accattivanti. Qualcuno ha parlato di consenso, e Tocqueville, che
che è il padre della democrazia, che cosa dice a proposito del consenso? Se il consenso si può comprare, e quindi quando tu compri il consenso, tu fai un'azione che è contro quella che è il concetto di democrazia, almeno quella di Nietzsche. Queste sono tutte cose che, su cui vale la pena fermarsi un po' a ragionare. Chi sono i corsari? Tra le tante definizioni che se ne possono dare, una è quella più vicina al termine vero e proprio, cioè la guerra di corsa. Cosa distingue i corsari dai bucanieri, dai pirati, dall'associazione della Cilibusta? È interessante, quindi qualcuno che ha curiosità lo può andare a vedere. Quelli erano combattenti per i propri interessi. I corsari cambiano il concetto, combattono per gli interessi di un paese che gli dà la licenza di combattere, e contro chi combattono? Combattono contro coloro che in qualche modo sono stati danneggiati o offesi dagli altri. E Pasolini perché scrive gli scritti corsari? Perché Pasolini si sente offeso da quel tipo di società, da quel tipo di politica. Ricorderete tutti che lui scrive qualche cosa andando contro quello che è il buonsenso comune, che per fortuna non gli è mai appartenuto. Cioè lui scrive a favore dei poliziotti contro i ragazzi che avevano combattuto a Valle Giulia quella che loro chiamano guerra di che? Si sa, punto interrogativo. Pasolini combatte una guerra di rappresaglia, cioè, quindi è un partigiano in questo senso. Lui combatte contro quello che crede siano delle offese culturali, intellettuali, delle offese al vivere con la libertà di esprimere il proprio pensiero, e senza libertà di esprimere il proprio pensiero non si è felice. Basta guardarsi intorno per capire che manca un elemento che dovrebbe andare nella Costituzione come quella americana, c'è la felicità. Quando è che una legge è giusta? Quando rende felice qualcuno. Se non c'è l'obiettivo di fare una legge giusta, di essere giusti, è chiaro che non ci può essere felicità, perché ci sarà sempre un meccanismo ingiusto che penalizza altri, molti, a favore di pochi. E questo era un po' il tema. E quindi che fanno a questo punto? I corsari prendono e dicono: sai che c'è? Tu mi hai offeso e io cerco di offenderti, cerco di riprendermi quello che tu mi hai sottratto. Certo, operazione arma, direbbe Foscolo, nella andare a ricercare una felicità perduta. E qui rientra la poesia. La poesia è uno di quei meccanismi attraverso i quali la percezione, ripeto, cattura un soffio di mare, che però è un alito leggero, che spesso, non sempre, proviene da Dio, non il Dio delle religioni, ma un Dio di cui sappiamo poco, un Dio sconosciuto, che appunto quando parla, attraverso i gesti, attraverso la natura, l'ha detto qualcuno, soffia, e quello è un soffio divino. La poesia in qualche misura è un soffio divino. Grazie. Bravo Carlo, grazie davvero per questa conclusione splendida, un richiamo forte a quelli che sono i contenuti e il grande percorso evolutivo di questo libro. Vediamo se fa le pizze. No. Sì, vai, vai. Complimenti a Lorenzo Del Crimini, che è qua. Ah, dov'è Lorenzo? Ciao Lorenzo, scusami, non ti avevo visto, è vero, lo dice Pierpaolo che cosa hai fatto, perché hai fatto un grosso lavoro per questo libro. Bellissimo, quindi... Bravo. Tra i miei studenti di ieri e oggi qui presenti c'è anche Lorenzo Tarquini, che è stato mio studente al liceo Caravillani, che ero girato di scuole a Piazza Risorgimento, e nel frattempo che mi occupavo di politica, di giornalismo, scrivevo, mettevo in scena spettacoli, regista, autore, eccetera, insegnavo. E Lorenzo Tarquini l'ho avuto in una supplenza di un mese e mezzo, forse neanche, e sono contento che sia qui. Lui ha realizzato poi nel libro all'interno questo logo, quando c'è l'ultima pagina dice si ringraziano,
Ecco l'opera di Lorenzo D'Aquini con le quattro parole fondamentali che sono amore, libertà, tutela e riforma, e una O finale che sarebbe la bussola, che è la ciclicità della vita, l'eterno ritorno, forse anche la O di onestà. E amore, libertà, tutela, riforma e onestà diventano altro, cioè gli iniziali formano la parola altro, l'alterità, che poi è un altro elemento caratterizzante della scrittura corsara di Pasolini. Noi siamo l'alterità, e in quanto corsari e pionieri sappiamo che l'altro è l'elemento che ci contraddistingue. Noi conosciamo noi stessi attraverso l'altro. Se ce ne andiamo lontani, isolati dal mondo, non ci conosciamo. Socrate diceva: conosci te stesso. È proprio attraverso il dialogo con gli altri, insieme con i professori, con i colleghi, con i ragazzi, che riusciamo a conoscerci meglio. Leggo amore corsaro, e poi se ci sono domande le facciamo dopo. Ti guardo nell'ondulare di confini notturni all'orizzonte del mare e precipitati pensieri d'eterno. Tu sei sospesa tra mille giorni e poi quest'atti non siamo noi due perduti in un mondo di perdenti. Segnale che è caduto, secondo me c'è qualcuno che lo sta manovrando, indietro. Allora, vediamo se ci sono domande, le facciamo a voce libera. Rosetta, attento. Beh, una riflessione. No, volevo soltanto ringraziare, nel senso che stasera questa presentazione è venuta fuori un'immagine della scuola americana. Una scuola capace di dialogare, quindi di essere per gli altri e con gli altri. E i versi che io ho leggiucchiato perché non ho avuto il tempo, danno uno sguardo sull'umanità, sul cuore, sui sentimenti, per cui ci inviti ad andare oltre la siepe, perché il corsaro va oltre la siepe e guarda lontano, no? E, cioè, grazie per questa immagine. Ho sentito parlare di interdisciplinarità, insomma, di epistemologia, no? Alla fine c'è la bellezza della matematica, lo sappiamo, lo diceva anche Einstein, no? Il mondo, l'uomo va avanti conoscendo la realtà, però questa realtà si esprime con formule matematiche, la matematica consente di leggere la natura, no? E dunque c'è la bellezza della matematica, ci sono delle equazioni, lei me lo insegna, che sono equazioni bellissime definite come tante. E d'altra parte la natura è semplice, la bellezza è semplice. Le tue poesie mi sembrano molto belle, molto sentite, e dunque ti ringrazio per avermi consentito di vedere una scuola attiva, viva, no? A fronte di una scuola che spesso fa parlare di sé per atti che non sono convenienti. Ecco, auguri, secondo me io sono una prese, posso permettermi di dire, l'anno di prova per 365 giorni è sempre scusato. Ricordiamo l'appuntamento, il giro scolastico del battento, 8 maggio, dove? Lo dici? Allora, sala del Campidoglio, Campidoglio, ore 16:30, inizio effettivo della cerimonia, che si concluderà entro le ore 18. Ecco, premiamo 3 scuole. Dunque, la prima è Riace Monasterace, ne avete sentito tutti parlare, per un progetto di solidarietà. La seconda è Matera, che ha fatto anche delle cose meravigliose. La terza è Cosenza, anzi Rende, provincia di Cosenza. Grazie.
una domanda e volevo dire questo. Prego, la telecamera di là. Ah, di là. Una serata veramente speciale, tanto per cominciare. Del tutto le poesie mi hanno colpito e non si può dire oltre quello che hanno già detto tutti. Allora io mi limito solo a dire solo una cosa molto semplice. Un grazie, specialmente perché lei ha dedicato questa serata, oltre che a noi, ma soprattutto ai giovani, certo, che li vedo presenti. Quelli qua, sì, questi ragazzi sono, che oggi è così difficile che siano a presento. Mi cogliesse tutto bene, naturalmente. Una mi ha colpito, mi ha veramente colpito, quando lei si, quando ha scritto lei qua ai miei studenti di ieri. Lei deve aver avuto tanto nel passato. E quello che lei ha avuto sta cercando e cercherà sempre di darlo ai ragazzi, perché lei ha detto: spero di aver donato almeno quanto ho ricevuto, quindi lei deve aver ricevuto tanto, spero di aver lasciato almeno quanto ho preteso. Ma lei ha preteso amore dai suoi studenti, lei ha dato amore e lei ha lasciato tanto. Lei ha donato tanto a questi giovani, con la presenza di oggi è una cosa eccezionale. Ecco, io, perché tu ti hai detto tutto qua. Vedere dei giovani come voi, io ho comandato molti giovani e quindi sono abituato a stare con i giovani, e vederli oggi qua, devo dire la verità, mi sono emozionato con una partecipazione silenziosa, come altre volte anche Maria Pia Capello, che è una carissima amica, mi emozionò alla sua presentazione. Grazie ancora per questo. Grazie. Devo dire solo una cosa. Alzati e guarda la telecamera, Laura, per favore. Okay. Se vuole dire soltanto una cosa e basta, proprio a conclusione. Guarda, sì, che Pierpaolo, tu il tesoro te lo guardi. Solo Camilla, tutto l'amore, senti, tutto è trovato. Grazie, Laura. Sei un principe. No, forza. Sono rimasta molto colpita da questa poesia che per certi versi mi ricorda un po' l'esistenzialismo dei Grandi. E siamo naufraghi, naufraghi in un mare di perdenti, alla ricerca di un approdo sicuro, alla ricerca di un senso. E secondo me questa ricerca è un profondo desiderio d'amore. Quindi grazie Pierpaolo per averci ricordato. Dedicati a quest'arte meravigliosa, a quest'arte che un po' veramente ci ha oggi plagiato in senso positivo tutti. Tutti usciamo di qui un po' più poeti, forse anche con un'anima un po' più corsara e quindi con il coraggio della libertà. Grazie a tutti!